C'è uno studio recentissimo secondo cui intanto il 40% degli italiani ha un animale domestico e dall'inizio della pandemia questa percentuale sarebbe aumentata significativamente. Allora vogliamo parlare di questo con una delle veterinarie più apprezzate anche sul web, seguitissima con la sua clinica Due Mari. Parliamo questa mattina appunto con Monica Pais. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno. Dottoressa, buongiorno e grazie per essere con noi. Le percentuali parlano chiaro, dal 2019 al 2021 si è passati dal 33,6% di italiani che hanno un animale domestico in casa al 40,2%. Influisce evidentemente la pandemia, ma qual è il vero beneficio che si ha avendo un cucciolo che scorazza per casa? Fanno compagnia, migliorano l'umore, insomma ci aiuti lei. Gli animali sono una parte importantissima delle vite concitate che l'uomo attualmente fa. Gli animali consentono all'uomo che convive con loro di appropriarsi di un ritmo di vita più istintivo e più naturale che abbiamo fondamentalmente perso. Chiaramente avere un animale in casa è una delle esperienze più belle, a condizione che al cane o al gatto io mi fermo a questi animali, perché per gli altri ci vorrebbero dei discorsi molto più ampi. Significa veramente aprire una porta verso un nuovo mondo facile da abbracciare e da amare. Monica Pais, allora ci sono delle attenzioni che bisogna necessariamente avere nei confronti dei propri animali domestici quando si aprono a loro le porte delle proprie case? Allora, uno tra questi ha a che vedere con i vaccini, insomma tante altre attenzioni. Insomma, subito bisogna andare dal veterinario, bisogna avere un libretto. Ci aiuta in modo molto concreto e molto pratico a capire quali sono queste azioni da compiere? È esattamente quello che si farebbe con un nuovo entrato in casa della nostra specie, cioè assolutamente una prima indagine fatta da un veterinario che valuterà la condizione clinica del vostro piccolo nuovo amico e che vi suggerirà passo passo le cose che devono essere fatte. I vaccini sicuramente, ricordatevi che i vaccini sono dedicati a malattie che sono proprie dei nostri animali, quindi non sono vaccini che servono a proteggere l'uomo, ma sono vaccini che servono a proteggere i nostri animali da malattie anche gravissime, anche mortali, che essi possono contrarre se non sono vaccinati. Dopodiché un occhio importante, ed è importantissimo parlare di questo, è la microcipatura, che conferisce ai nostri animali uno status sociale e quindi di appartenenza, importantissimo oltre ad essere un obbligo di legge, e poi evidentemente la sterilizzazione se si tratta di femmine, ma soprattutto per garantire loro una qualità di vita migliore. Monica Pais, c'è un tema che riteniamo abbastanza scottante, che è quello di coloro che magari per esempio in questo periodo, sentendosi soli, hanno preso un cane, hanno voluto un gatto eccetera, poi però si rendono conto che non fa per loro, che non sono in grado di gestirlo eccetera. Le faccio una domanda molto precisa ed è questa: chi non dovrebbe mai tenersi un animale in casa? Quante ore abbiamo? 6 o 7 più o meno. Vai, ci dobbiamo abbiamo fermare circa la pubblicità. 60 secondi, proviamoci. Dai, allora dunque, chi non deve tenere un animale in casa? Non deve tenere un animale in casa chi non è davvero convinto. C'è scritto un libro su questo, cioè in effetti prima di adottare un animale bisogna decidere che tipo di proprietari, di che tipo di familiari saremmo noi. È un piccolo scatto sull'egoismo del possesso, che deve essere una cosa che è lontana dalla nostra convivenza con gli altri animali. Noi non li possediamo, noi ci conviviamo. Quindi questo è il primo passaggio importantissimo, è un po' difficile da dire. Non prendete animali se non siete generosi. Ecco, ha usato parole come familiari, convivenza, che effettivamente marcano forse un cambio di paradigma per alcuni, che vedono come magari un gioco, qualcosa, i classici regali che si fanno a Natale magari, ecco, per i bambini, poi si arriva all'estate. Lanciamo anche un appello da questo punto di vista, cioè il cane e il gatto non è un regalo di Natale, cioè non è un pacchetto che se uno non gli è piaciuto poi lo regala, lo ricicla, è un regalo serio. Bisogna farlo con intelligenza. Grazie Monica Pais, veterinaria, ciao, per essere stata con noi. Grazie, ci dottoressa. Ci sentiamo presto, grazie.